La legittima difesa è sempre sacra, anzi la Lega ha presentato già l'anno scorso un progetto di legge per cancellare il reato di eccesso di legittima difesa. Entri in casa mia, entri nella mia azienda, entri nel mio ristorante, entri in piedi, se non esci in piedi è un problema tuo perché eviti di fare il rapinatore la prossima volta, quindi se si è difeso ha fatto solo bene, cosa doveva aspettare di essere ammazzato? Qualunque cosa sia accaduta al ristorante ai Tini di via Milosevic, il titolare va lasciato in pace. È l'opinione del segretario della Lega Nord Matteo Salvini, di nuovo in Veneto per solidarizzare coi cittadini di Bagnoli e di Cona, contrari alla massiccia presenza dei profughi nei loro comuni. Anche dall'interno della Chiesa Cattolica, arringa Salvini dal palco della manifestazione padovana, stanno arrivando prese di posizione che condividono il nostro buon senso, come quella di Don Gianni, il parroco di Carpenedo. Iniziano a essere tante le voci, anche nella Chiesa, che dicono accoglienza sì, carità cristiana sì, solidarietà sì, ma con dei limiti, con delle regole, con un po' di rispetto. L'Africa in Italia non ci sta. A Conetta, piccola frazione ai confini della provincia veneziana, i residenti si dicono esasperati dalla sproporzione del numero di migranti ospitati nell'ex base NATO rispetto alla popolazione. Ognuno di noi abitanti di Conetta ha 3 profughi alle spalle, sono troppi, è incivile per loro ma soprattutto per noi cittadini, non siamo rispettati dalla legge, chiediamo sicurezza, abbiamo paura. Temiamo per quello che potrebbe succedere, vista la situazione che si è venuta a creare, essendoci più di 500 migranti contro 170 abitanti di Conetta. Quindi Cona dice basta, è ora di smetterla.